non avrebbero preso parte ai mondiali. E questo mi ha favorito sicuramente, cioè, non posso nasconderlo. E gli avversari più temibili per me erano ucraini e l'Ucraina ha deciso di non partecipare. Non sappiamo alla fine bene il motivo, perché sono abbastanza chiusi come dal punto di vista delle comunicazioni nei confronti delle altre squadre, e quindi sapevo che avevo una grossissima possibilità di giocarmi il titolo. E senti, di solito dopo prestazioni di alto o altissimo livello, come nel tuo caso, si assiste a volte a un calo anche motivazionale, quindi non solo al fisiologico calo di forma che ci sta, ma proprio anche un calo di motivazione, perché dopo che hai vinto l'oro, cioè più dell'oro non c'è nient'altro. Come, diciamo, si recupera la motivazione se è stato così anche per te? Ho pagato un po' questo dopo Rio, insomma, nel 2016 per me è stato un anno molto molto intenso, perché nell'arco di 4 mesi ho fatto europei, laurea e paralimpiadi, 3 mesi anzi. Mi ci è voluto un po' di tempo per riprendermi sia fisicamente che psicologicamente da questi grandi impegni, e anche perché, insomma, arrivare a vincere una medaglia paralimpica è giusto anche godersela da un punto di vista. E ho fatto un po' di fatica a rimettermi in carreggiata subito, e mi ci è voluto un pochino più di tempo, ma con gli stimoli giusti. E, insomma, ho cambiato un po' allenamenti rispetto agli anni precedenti, e questo mi ha dato un grande stimolo per rimettermi, sì, ad allenarmi duro come facevo prima. Senti, e in questo, diciamo, rimetterti ad allenarti, ritrovare la giusta motivazione, quanto conta e ha contato il tuo rapporto con la tua allenatrice, che mi sembra sia ancora Federica Fornasiero, giusto? Sì, esatto, ancora lei. E ormai sono. È da quando è iniziato, dal 2004, che mi segue, quindi ormai è un rapporto che dura da. Quest'anno facciamo 14 anni, è stato sempre un punto di riferimento per me, quindi non potrei pensare a cosa avrei potuto fare se non ci fosse stata lei, insomma. E lei mi ha seguito sin dai primi allenamenti che facevo proprio quando sono entrato in squadra, fino a, sì, a quando è rimasta incinta, perché poi rimanendo incinta è stata un po' meno presente in piscina, però ci sentivamo e ci sentiamo quasi quotidianamente per telefono. E è lei che cura la mia preparazione, quindi è un punto fermo ormai da quasi 15 anni. E senti, insomma, visto che hai questo rapporto così duraturo con Federica, l'avrai studiata a lungo dal punto di vista proprio anche relazionale. Che caratteristiche deve avere secondo te un bravo allenatore per essere un bravo allenatore? Quello che le riconosco è di avermi fatto diventare allenatore di me stesso. Lei ha sempre puntato molto sui feedback che le davo e che le do ancora, per farmi maturare la miglior consapevolezza possibile di me stesso. Poi io sono un atleta particolare da allenare, perché ho una struttura fisica diversa da un normodotato, quindi anche i programmi di allenamento sono completamente diversi da quelli che si possono leggere sui libri. E ogni anno partivamo da un foglio bianco praticamente, perché non
non sapevamo bene come poteva reagire il mio corpo a determinati tipi di allenamento, determinati carichi e queste cose qui. E quindi lei mi ha fatto crescere proprio dal punto di vista del sapermi ascoltare e della consapevolezza del mio corpo. Ed è una cosa che secondo me ogni allenatore dovrebbe cercare di sviluppare il più possibile nel proprio atleta, sviluppare questa consapevolezza di sé in modo che l'atleta possa dare più elementi possibili all'allenatore per capire se il lavoro è fatto bene, se c'è qualcosa che si può cambiare, che si può provare a fare qualcosa di nuovo. E quindi questo. Senti, apriamo un capitolo un po' spinoso, che è il capitolo del doping, che sono sempre domande che insomma facciamo, di solito li facciamo più agli allenatori che agli atleti, però visto che tu ti sei definito allenatore di te stesso, che il doping è una grande piaga per il mondo dello sport e ultimamente si è scoperto non solo dello sport. Non ti chiederò la tua posizione su questo, ma rispetto al, per esempio, dare una seconda possibilità, tu sei favorevole oppure un atleta trovato positivo una volta, secondo te deve essere squalificato per tutta la carriera sportiva, quindi a vita sostanzialmente della carriera sportiva? È un argomento un po' difficile perché io tenderei a essere abbastanza drastico, quindi tenderei a non concedere seconde chance. D'altra parte è vero che insomma un atleta alla fine è un umano che può commettere un errore, soprattutto magari se è mal consigliato dalle persone che è intorno. Perché difficilmente uno arriva a questo punto da solo. È difficile, non mi sento di prendere una posizione netta. Bene, grazie mille. Ritornando a te invece a domande un pochettino più leggere, insomma, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a dicembre 2016. A dicembre 2017, quindi un anno dopo, il CONI ti conferisce il collare d'oro al merito sportivo. Cosa significano per Francesco Bettella queste onorificenze? Beh, sono una grandissima soddisfazione, insomma, perché oltre alle medaglie ripagano tanti anni di allenamenti, insomma, tanti sacrifici e tanta fatica che si è fatta per raggiungere determinati risultati. Sono dei bei quadri che adesso ho appeso qui davanti a me, quindi li guardo sempre molto volentieri, insomma, perché poi mi ricordano ogni riconoscimento mi ricorda quella determinata gara a cui è associato, quindi sono sicuramente dei bei ricordi. E ricordiamo che Federica, in concomitanza con te, ha preso il corrispettivo premio per i tecnici. Esatto, Sì, la parte targetta. esattamente. E, senti, questa invece è una domanda che non c'entra niente, ma nell'aula magna di Palazzo Bo c'è ancora l'Eggio di Galileo, l'hanno spostato? Cioè, la cattedra non è fisicamente nell'aula magna, ma è appena fuori. Adesso non vorrei dire Allora, fare. appena fuori, limitiamoci ad appena fuori che va bene. Esatto, mi pare di averla intervista l'ultima volta che sono stato, è appena fuori dall'aula magna, protetta, insomma, però è una presenza che si sente comunque quella di Decisamente Galileo Galilei quando si entra in quell'aula. sì, quindi l'hanno spostata comunque. Perché nel millennio scorso era presente dentro l'aula magna. Sì. Sì. Ecco, allora, per finire in bellezza questa nostra lunga chiacchierata ed interessantissima chiacchierata, qualche domanda sui tuoi progetti futuri, perché come i nostri ascoltatori possono intuire, multitasking, quindi i progetti saranno altrettanto molti, quindi numerosi e variegati. E Mauro, da dove vuoi cominciare?
Beh, intanto cominciamo con i progetti per questa stagione agonistica, direi. Sì, l'appuntamento importante di questo 2018 sono gli europei, che sono in programma a Dublino, nella settimana di Ferragosto, quindi può essere anche una buona meta per le vacanze, unire a vedere anche le gare. E quello è l'appuntamento importante di questa stagione. E se invece dobbiamo parlare della tua carriera lavorativa? Almeno fino a fine giugno ho questo assegno di ricerca all'università e poi non lo so ancora. In questi mesi sto valutando il da farsi e sto cercando delle opportunità, insomma, vedere che opportunità mi si presentano e fino a fine giugno ancora questo assegno e dopo non lo so, vedrò. Ascolta, parlando della tua carriera di atleta, ti è mai capitato di essere chiamato a testimoniare, non so, nelle scuole o... Sì, assolutamente. Ho un'agenda abbastanza fitta di impegni con le scuole. L'anno scorso avrò fatto più di 20, tra le 20 e 30 scuole. Ho fatto un conto che avrei incontrato più di 10.000 studenti in qualche mese, quindi è una cosa che faccio spesso e anche volentieri. Quali sono le domande che ti fanno più spesso o qualche domanda particolare che ti ha colpito? Beh, io faccio incontri un po' con tutte le età, insomma, dalla prima elementare fino anche all'università. E ovviamente i bambini delle elementari sono più incuriositi da come faccio a muovermi nella mia vita quotidiana, come faccio a guidare, come faccio a nuotare, queste cose qui. E i ragazzi un pochino più grandi sono più interessati sul come ho vissuto io, soprattutto i primi anni, prima di iniziare a fare nuoto agonistico e un po' come lo sport cosa ha significato per me lo sport nella mia vita e come mi ha cambiato. Ecco, a proposito di questo, parlando con Riccardo Vernole, di una ragazza che tu conosci molto bene, Carlotta Gilli, e che era timorosa nell'affrontare il mondo delle gare disabili, lui gli disse soltanto prova, e lei rimase entusiasta di questa avventura. Ecco, anche tu suggerisci ai ragazzi di provare, e perché? Sì, poi la Carlotta è un carro armato, quindi magari dopo la prima esitazione, dopo abbiamo visto anche i mondiali in Messico, ha asfaltato tutti e sono rimasto veramente impressionato da come una ragazza di 16 anni possa avere quella maturità, quella cattiveria, quella preparazione. Sono rimasto veramente colpito. Però sì, io appena ne ho l'occasione, cerco di invitare più persone possibili a provare perché lo sport cambia veramente le persone. Io ero completamente diverso, proprio di carattere prima di iniziare sì, il nuoto agonistico. Quindi mi ha veramente cambiato nel profondo. E assolutamente uno deve provare, poi non è detto che sia la strada che fa per lui, non è detto che quel determinato sport sia quello giusto, o lo sport in generale sia adatto per lui, ma comunque di provare qualsiasi cosa che si pensa possa essere utile, che può essere anche altri ambiti come la musica o la scrittura o tantissime cose. Però se non si prova mai, non si può mai trovare alla fine o quantomeno cercare la propria strada.
A questo proposito di quello che stavi proprio dicendo tu in questo momento, Francesco, di provare a cercare la propria strada,